Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video, per un nuovo vlogmas di Natale. Allora, oggi è il 23 di dicembre, mercoledì sera. Allora, sono le 6:30 circa, giù di lì. Io sono appena arrivata a casa, oggi è stata una di quelle giornate pazzesche. Sono appena tornata a casa perché sono andata dalla ginecologa a fare la mia ultima visita, l'ultima ecografia della gravidanza. Adesso vi racconto tutto. E vi racconto perché è stata una giornata pazzesca. Allora, noi domani probabilmente, cioè probabilmente, noi domani entriamo tutti ufficialmente in zona rossa. Quindi a Torino, così come in tutta Italia, io immagino c'è un caos tremendo. Aspetta che vado a vedere Edo che mi sta chiamando. Allora, che mia zia per Natale gli ha regalato il tablet. Sei riuscito? Allora, adesso noi abbiamo messo come regolina mezz'ora al giorno di tablet. Vediamo, poi non è che per forza devo usarlo tutti i giorni, però adesso è novità, lo vuole usare, quindi insomma ci sono tanti giochini carini. Non abbiamo mai avuto un tablet, non abbiamo mai avuto nulla di questi giochi così, quindi insomma è tutto un po' una novità, anche poi un po' la gestione di questo giochino, dobbiamo capire un po' come fare. Però insomma, adesso gliel'ho dato perché si è comportato benissimo. Siamo andati dalla ginecologa, me lo sono dovuto portare dietro, anche se in realtà non avrebbe potuto perché neanche il papà può entrare, quindi insomma solo la mamma potrebbe entrare. Hanno capito la situazione perché Adi, proprio perché c'è un casino oggi per Torino, lui lavora anche fuori Torino, fa le consegne, ha tardato tutti i tempi e mi ha detto che non riusciva ad arrivare in tempo per stare con Edo, insomma. Alla fine ho telefonato alla ginecologa, mi ha detto no, no, tranquilla, fai venire anche il bimbo. Comunque adesso bando alle ciance perché oltretutto è arrivata anche la spesa che doveva arrivare alle 4 del pomeriggio. Aspetta che non si vede niente. Doveva arrivare alle 4 del pomeriggio, erano le 5 meno 10 perché l'ho fatta online. Chiamo, dico io. Dovrei uscire di casa, cioè devo uscire di casa, una visita. Poi c'è stato casino, immagino che anche i supermercati siano stracolmi ed è per quello che l'ho fatta online, oltre al pancione. E ho preferito farlo online. Mi ha detto, guarda, perdonami, c'è stato casino alle casse, casino al supermercato, casino per la strada, non arrivo in tempo. Quindi è stato gentile, cioè è stato gentile. Era lui in ritardo, e abbiamo rimandato tutto poi al mio rientro dalla visita. Infatti, io sono tornata dalla visita, lui era sotto che mi aspettava, però adesso devo sistemare tutta la spesa. Comunque, tutto questo per dire che la ginecologa, adesso vi faccio vedere subito la spesa perché devo metterla in frigo, ma la ginecologa mi ha fatto sdraiare sul lettino. In tutto questo video è stato bravissimo, eh? Ha disegnato, gli ho dato la penna, ha disegnato, ha guardato anche un po' di YouTube, ma è stato bravissimo per tutta la visita, non me l'aspettavo perché comunque è uno studio medico, ho detto Dio, adesso lì si alzerà, vorrà vedere, esplorare, invece no, è stato bravissimo. E comunque mi ha fatto sdraiare sul lettino appena mi ha visitata. 2 secondi dopo mi fa, oddio, ci siamo. Tu stai per partorire. Ho detto, Dio. E fa, poi la natura è pazza, eh? Quindi magari se rimani così fino al 15 di gennaio, però secondo me ci siamo. Vabbè, comunque, adesso poi mi siedo, vi racconto tutto con calma perché la visita è stata lunga. Vi faccio vedere solo la spesa così metto via. Questa è la spesa un po' natalizia. E poi così vediamo anche cosa mi ha scritto nel foglio. Allora, vi faccio vedere subito le cose di freezer. Allora, ho preso un passato di verdure della Findus, un minestrone passato,
le carotine, queste qua surgelate. Oggi l'ho fatta al Bennet la spesa. Poi una zuppa Findus tradizionale con avena integrale. Poi fagiolini finissimi e broccoli in rosette, che questi qua piacciono a Edo. Poi del salmone e le nostre amate croccole della Findus. Allora, poi per la vigilia e per Natale non faremo nulla, saremo solo io a Diedo, però comunque per il nostro pranzetto ho preso un po' di pasta sfoglia per fare degli antipastini. Vabbè, la mozzarella, questa qua è normale per noi. Delle sfogliavelo di Giovanni Rana per fare le lasagne a Natale. Della maionese, grambiraghi grattugiato, poi questo qua è da fare, il tacchino è da fare con la pasta sfoglia, da fare qualche antipastino, anche il formaggio a fette, da fare gli antipastini per Natale, merendine Nesquik per Edo, dei pomodorini. Poi ho preso della carne trita per fare il ragù per le lasagne, prosciutto cotto sempre per gli antipasti, del burro, il mascarpone perché volevo fare un dolce col pandoro, panna, gli Actimel che ogni tanto così glieli prendo a Edo che gli piacciono tantissimo. Poi ho preso delle focaccelle. Del cioccolato, questo qua è il mio preferito della Lindt, fondente all'85%. Dei Mikado, questi qua pensavo di infilarli nella valigia del parto da portarmi in ospedale come snack, perché raccomandano di portare qualcosina da sgranocchiare. Quindi pensavo di portarmi questi qua, le due focaccelle. Poi dello zucchero a velo, sempre per il dolcetto che voglio fare a Natale. Pan di stelle, guarda che carini questi qua natalizi. Questi qua sono soprattutto per Edo. I flauti, sempre per Edo. Riso basmati. Biscottini al miele, per me, questi qua della misura. Primizie per Adi, che questi qua sono i suoi biscotti preferiti. Poi passata Mutti, sedanini rigati. Non ho preso tanta pasta perché abbiamo una bella scorta, però ho fatto che prendere un pacchettino. E olio extravergine d'oliva. Poi ho preso dei fazzoletti, uno sgrassatore della Chantecler, sgrassatore disinfettante, un bagnoschiuma, questo qua era in promozione, Garnier Ultra Dolce. Poi shampoo per Edo, shampoo e balsamo per me della Sunsilk, che mi sto trovando molto molto bene, e un ammorbidente della Lenore. E poi in super promozione c'era l'ace igienizzante a 5 euro due pacchi, quindi ho fatto che prenderli. Poi ho preso anche delle zucchine, eccole qua, sacchettino aperto. Poi delle banane e delle clementine. Poi li ho appoggiati lì per terra, il pandoro e il panettone. Ho preso quello lì al cioccolato perché a me i canditi non piacciono. Quindi ho preso pandoro classico e panettone col cioccolato, con le gocce di cioccolato. Li ho messi lì per terra perché il ragazzo della consegna della spesa a domicilio me li ha messi sugli scalini delle scale del condominio e quindi non mi sembrava molto igienico adesso appoggiarli in cucina. Allora, ho l'agenda qua della gravidanza. Vediamo un po' cosa mi ha detto oggi. Intanto lì ho messo anche l'acqua a bollire. 37 settimane più uno. Sì, sono tutta sbaccata qua. Evidenziate due contrazioni uterine in circa 15 minuti, quindi mentre lei mi visitava io avevo le contrazioni.
Ormai non me ne rendo neanche più conto. Cervicometria 26 mm. Gravidanza in evoluzione 37 settimane un giorno. Ah sì, mi ha detto di andare, che praticamente, aspetta che mi ricompongo un attimo. Praticamente mi ha detto di andare da lei, prossima visita, nel caso in cui arrivassi a termine. Io la data di scadenza ce l'ho il 12 gennaio, mi ha detto che se il 10 non ho ancora partorito, di chiamarla, che piuttosto mi fa andare in ospedale perché lei lavora nell'ospedale dove partorirò, che mi fa partorire, ha detto che mi induce il parto. Fa, solitamente si aspettano le 41 settimane, ma se tu non hai partorito il 10 di gennaio, dimmelo che ti faccio venire in ospedale e facciamo in modo che tu partorisca. Vediamo, infatti, secondo me partorisci prima, però mi ha detto la natura è così pazza che io, perché ha detto che la testa è molto giù, prendendo le misure della testa, non riusciva a prenderle perché la testa era tanto, 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 tanto giù. E mi fa, secondo me non ci arrivi al 12 di gennaio, ma la natura è così pazza che tutto può essere, che tu arrivi tranquillamente in questo stato fino al 12 di gennaio, tranquillamente. Quindi vedremo, vedremo quel che sarà. Mamma mia, dall'ecografia non si capisce niente. Sei tutto lì così schiacciato che non si capisce niente. Preso tutte le misure, questa è la testolina, ma diviso di profilo così non si vede. Neanche l'ultima visita che ho fatto, quella lì all'ospedale, non erano riusciti a farmelo vedere il faccino, il visino. Buongiorno, oggi è il giorno dopo, è la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Buona vigilia a tutti voi. Sono ancora qua, bimbo ancora dentro, ancora tutto tranquillo. Ieri, tra l'altro, in quella baraonda di giornata che c'è stata, sono arrivati anche i mobili d'IKEA. E Adi è lì che li sta montando. Si è già messo di prima mattina a montarli. Allora, quello lì è il mobiletto, per l'entrata che metteremo per te. Che metteremo lì di fianco al termosifone sotto i quadretti, perché questo qua ci servirà per metterci dei documenti dentro, ad appoggiare le cose quando arriviamo a casa. Mobiletto per l'entrata. Allora, è tutto bianco e sotto avrà anche dei piedini color legno. Il modello, se non sbaglio, si chiama Hackett. Hackett, amore. L'hai guardato? Aspetta, vediamo un po' se c'è scritto qua. Sto davanti, vero? Vediamo un po'. Sì, Eket, è questo qua fatto così. Ce li hanno dati i piedini, amore? Ok. No, perché qua lo vedevo senza piedini. Comunque è fatto così, semplice, semplice. Allora, l'idea principale era quella di mettere il mobile, sempre Ikea, che quello che si chiama Bessa, che è quello che abbiamo anche di qua in cucina. Aspetta che provo a farvelo vedere. Uguale uguale a questo qua. L'unico vero problema è che quello saremmo dovuti andare proprio fisicamente da IKEA a comprarlo e non me la sono sentita, non avevo tanta voglia di andare da buttarmi dentro IKEA pieno di gente, fare le file, insomma. No. Allora abbiamo optato per quello, che probabilmente non sarà uno dei mobili più belli del mondo, ma è funzionale, è semplice, ci sta come misura, perché la cosa difficile era proprio farci stare un mobiletto di 70 cm in quel piccolo spazietto che c'è lì dentro, che c'è lì nel muro. E perché quasi tutti i mobili superano i 70 cm, tipo le cassettiere, eccetera, sono tutti verso gli 80 cm di larghezza. E
sui 70 centimetri c'era pochissimo, e quindi è lui. Adesso aspettiamo che lo monta, vediamo un po' com'è, perché visto online è fatto in un modo, poi vediamo quando dal vivo come sarà. E poi lì, quello lì invece è la cassettiera Malm, semplice semplice, bianca, per la cameretta dei bimbi. Allora, eccola qua, abbiamo montato anche la Malm, la cassettiera per i bimbi. Abbiamo spostato solo un attimino l'armadio perché Adia ha voluto passare un po' di antimuffa, perché poi in questi giorni darà anche il bianco, però prima ha voluto passare l'antimuffa perché quella lì è zona critica. Quindi abbiamo spostato anche l'armadio. E comunque questa è la cassettiera. Di qua invece c'è il mobiletto, questo qua dell'entrata. Adesso poi questo qua ci servirà appunto per metterci dentro dei documenti, da appoggiare le cose, poi lo decorerò per bene con i quadretti sopra. Comunque alla fine ci sta giusto giusto, come misura appunto per forza doveva essere lui, perché sennò gli altri erano tutti più grossi. Allora, io lì nel frattempo ho anche già fatto il ragù. È già quasi praticamente finito in realtà, che però è per domani, perché domani farò le lasagne, solo che avevo paura che la carne poi in frigo andasse a male, quindi ho fatto già che farlo oggi. E in questi giorni non faremo grandi menù natalizi, anche perché saremo solo io, Adi e Edo, siamo solo noi tre, sia a cena che a pranzo domani. E stasera pensavo di fare, volevo fare qualcosina di pesce. Essendo solo noi tre, appunto, non farò grandi cose, anche perché Edo, sapete che lui ha tutti i suoi gusti particolari, non mangia niente, men che meno le cose col pesce. Saremo solo io e Adi, praticamente, che ci mangiamo le cosine del menù. Quindi pensavo di fare solo una pasta con salmone e pomodorini e un antipastino con la pasta sfoglia, ma non di pesce. Adesso quello poi lo valutiamo, anche perché io non ho tanta voglia di mangiare pesce, vi dico la verità. E poi appunto, essendo solo noi due, noi tre, diciamo, non faccio grandi cose, anche perché domani ci tenevo a fare le lasagne, quindi non voglio che avanza poi roba. Comunque sicuramente girerò il vlog sia stasera della vigilia che domani a Natale, insomma, passeremo comunque queste festività insieme. E niente, fatemi sapere invece voi come passerete questo Natale, questa vigilia. Noi alla fine appunto abbiamo deciso di non fare pranzi barra cene con la mia mamma. Per il lavoro che fa, siccome è un po' rischioso, abbiamo preferito comunque non fare pranzi, appunto pranzi e cene. Ci vedremo stasera, probabilmente ci vediamo stasera con lei. Però solo per un mini scambio di regali, tutti con le mascherine, dobbiamo fare attenzione. E stessa cosa faremo domani con mia sorella e i bimbi, probabilmente. Ci vediamo solo per lo scambio dei regalini senza mangiare. È una cosa un po' strana, è una cosa un po' brutta, anche con i nonni, ovviamente. Dobbiamo stare attenti soprattutto ai nonni. Io ho paura alla fine di dover partorire da sola, perché sapete che se mai dovessi risultare positiva al parto, Adi non può entrare, lo spediscono proprio a casa in isolamento fiduciario, quindi partorirei anche da sola. Quindi insomma, tutte quelle piccole accortezze che possiamo prendere lo facciamo. Però insomma, vederci anche solo un attimino per scambiarci i regalini tutti con le mascherine, lo facciamo. Abbiamo deciso comunque di farlo.
E niente, fatemi sapere voi invece cosa farete questo Natale, come lo passerete, fatemi sapere qua nei commenti, ok? Io vi ringrazio di aver passato questo periodo natalizio insieme a me, un periodo natalizio strano, perché quest'anno è molto molto strano, ma per la nostra famiglia è stato molto molto speciale per via di Lorenzo, per via di questo pancione qua. Sono comunque delle feste speciali, quindi vi ringrazio davvero davvero di aver fatto parte di questo periodo, di questo percorso insieme a noi, questo percorso in generale della gravidanza che ormai sta giungendo al termine. In qualunque caso, 2 settimane, 2, massimo massimo 3 settimane e si conclude. Quindi grazie, grazie ad ognuno di voi. Tra l'altro grazie perché ho visto che siamo arrivati a 46.000 iscritti. Grazie, grazie ad ognuno di voi, davvero. Io vi mando un grandissimo bacione, vi auguro una serena vigilia, un buon Natale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!